The Fine Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Parliamo di open banking ormai da qualche anno. Io ad esempio ho il netto ricordo di una tavola rotonda organizzata da Azienda Banca quando la PSD2 era ancora una novità. In quell'incontro era emersa una certa indifferenza, quasi una inconsapevolezza delle banche sul modello emergente dell'open banking. Questo tema, devo riconoscerlo, è stato ampiamente cavalcato in questi anni, sia da noi media specializzati, sia dal mondo della consulenza, sia da tutti i guru della banca del futuro. In questo episodio vi presentiamo una chiacchierata che abbiamo fatto con Paolo Gatelli, senior researcher del CETIF, proprio sul tema dell'apertura e della condivisione dei dati, dall'open banking all'open data, appunto. E siamo partiti da una domanda ben precisa. L'open banking ha deluso le aspettative? Innanzitutto ti confermo che c'era ai tempi una scarsissima consapevolezza. Io ricordo aver fatto una lezione per una banca, proprio formazione, in cui il tema della PSD2 era una novità, quindi non era l'oggetto della lezione, e c'erano sguardi increduli e anche forse eccessivamente, no, dubbiosi rispetto alla anche veridicità e fattibilità di certe cose, che poi in realtà erano già state appunto inserite a livello di direttiva. La direttiva PSD2 evidentemente evolveva la PSD, la prima, ma forse era un po', se possiamo dircelo, un po' antiquata già ai tempi. Non teneva in conto di una serie di elementi come appunto la mancanza di uno standard di comunicazione. Poi si è scelto per le API, ma API che appunto hanno avuto, diciamo, linguaggi messaggistici differenti, no, l'uno dall'altro, ma proprio perché non era contemplato già all'interno del corpo della direttiva. Non teneva in conto di temi legati anche all'esistenza di soggetti che non del mondo fintech esclusivamente, quindi noi fintech siamo sempre al mondo delle piccole startup, ma abbiamo una serie di altri player, no, come le big tech, come dei colossi a livello internazionale. Diciamo che adesso si arriva a considerare, soprattutto con la PSD3 e anche con FIDA, un corpo normativo che effettivamente ha un'ampiezza maggiore, un coordinamento tra appunto le diverse, tra diversi regolamenti e direttive, che poi sono due cose diverse, hanno una logica di armonizzazione molto più ampia, anche direi di semplificazione, no, e anche di indirizzo forse un po' più chiaro, un po' più corretto. Poi la cosa evidentemente è anche opportuna rispetto a quanto tu accennavi, cioè il fatto che le aspettative forse relative alla PSD2, soprattutto lato open banking, e non parliamo poi di SCA, dove la riduzione delle frodi evidentemente si è vista molto, molto forte, nonostante i numeri in aumento rispetto alle transazioni online. Quindi sicuramente lì ha colto nel segno. Tornando appunto al discorso dell'open banking, rispetto all'ambizione che si aveva, uno scarso risultato. Se guardiamo alle ragioni di questo risultato finora non entusiasmante, non troviamo solo questioni tecniche o tecnologiche. In realtà finora non è stato probabilmente preso adeguatamente in considerazione il cliente, sia la qualità della sua esperienza nell'utilizzare servizi che si appoggiano all'open banking, sia soprattutto la sua percezione di una effettiva utilità nel concedere l'accesso ai suoi dati. Non dobbiamo infatti dimenticarci che l'economia del web ci ha abituato a condividere i nostri dati, le nostre preziose informazioni, solo in cambio di un vantaggio tangibile e spesso immediato. Questo perché alcuni elementi li ho messi prima sul tavolo. Innanzitutto è mancato un'idea di standard, di armonizzazione e soprattutto di inclusione, se vogliamo, dell'aspetto esperienza cliente e che cosa il cliente effettivamente poi, al di là dell'aspettativa nutrita dalle banche, dal regolatore, avrebbe poi interpretato e ottenuto, no, dalle logiche di open banking. In Italia siamo stati bravissimi perché rispetto alla compliance, accesso ai conti, pagamento, a iniziare su un conto terzo, abbiamo avuto l'approccio sistemico che tutti conosciamo, è stato utile, tempestivo, anche economico per certi punti di vista. Ci si aspettava e si era già programmato in qualche modo, no, che su quella base comune, sistemica del CBI Globe si potessero poi un po' a piramide, no, cominciare a montare altri use case che venivano già ai tempi, no, definiti a valore aggiunto, una serie di fattori anche tecnici, no, che poi sono stati riconosciuti un po' da tutti, ad esempio un alto tasso di abbandoni nell'attività di aggregazione lato cliente per
difficoltà per rifiuti che provenivano dalla banca che deteneva i dati, abbiano portato poi un adoption molto, molto basso. Molto vero però che il ruolo del cliente è stato in questo basso tasso di adozione molto alto, proprio perché non trovava un valore nell'andare a utilizzare servizi di open banking. Quindi sicuramente i clienti che provavano e che provano ad aggregare, anche solo per avere le logiche che prima accennavamo, quelle di personal financial management, trovano delle difficoltà tecniche, tra appunto mancanza di standard di comunicazione tra banche, tra scarsa qualità del dato, scarsa anche leggibilità dei risultati. Due, anche proprio lo scarso interesse nutrito dal cliente stesso, appunto, senza ripetere. Che cosa poteva essere fatto in più? Penso fosse la domanda sottostante. Ma probabilmente cominciare a immaginare che il cliente in alcuni ambiti di suo interesse, non finalizzato all'aggregazione, no, ma al consumo di un servizio, di un prodotto o di un'esperienza, ad esempio l'e-commerce o la richiesta di un prestito, potesse avere necessità di, tramite servizi di open banking, avere una facilitazione, una semplificazione. Esempio, utilizzare dati di open banking per stimare il merito creditizio rispetto a logiche di smart lending, quindi finanziamenti di basso importo ma che servono, come dire, che serve confermare rapidamente a un cliente che magari sta operando online. Ecco, potrebbe e può tuttora essere uno dei casi d'uso, no, che per il cliente risulta interessante. Facendo il film molto più semplice, il cliente che ha ambizione di effettuare un acquisto online e ha bisogno di finanziare parte di quell'acquisto, pensiamo a un'autovettura o a un viaggio, no? Parlando di qualche migliaia di euro, potrebbe assolutamente, non che lo faccia consapevolmente, ma seguendo un processo proposto all'interno di quell'ambito, richiedere un finanziamento, inserire l'autorizzazione ad aggregare i dati che ha sulle banche per essere reputato e definito con uno scoring affidabile e quindi ricevere direttamente la quota all'interno del finanziamento. Spero di averlo detto in modo non troppo semplicistico, ma chiaro. Quindi questo è un esempio, no, di quello che effettivamente per un cliente può significare, a livello più o meno consapevole, utilizzare l'aggregazione, utilizzare servizi di open banking. Magari scarsa consapevolezza, non nel senso di ignoranza del cliente, ma parlo di una non per forza volontà di usare un servizio AISP, ma semplicemente inserire degli IBAN con la finalità di avere poi un finanziamento che gli serve in quel momento. Quindi non chiedere al cliente: ti interessa aggregare l'informazione dei conti, ti do una visione integrata, che magari può essere appunto reputato di utilità marginale, ma seguire un po' dei flussi che invece riguardano delle necessità e delle esperienze appunto che il cliente richiede. In tutto questo sta per arrivare la PSD3, da qualcuno soprannominata PSD2.5, proprio perché va anche a intervenire su alcune mancanze della direttiva precedente. Ma attenzione, ne arrivò anche il regolamento FIDA e il cambiamento delle regole del gioco porterà a un allargamento del perimetro dei dati che possiamo condividere. Questo allargamento del bacino di dati a disposizione di chi vuole offrirci servizi non solo finanziari potrebbe davvero aprire nuovissime opportunità. È chiaro che la PSD3, come dicevo prima, in un'ottica di maggior innanzitutto semplificazione, armonizzazione e anche poi indirizzo di alcuni elementi che erano rimasti non perfettamente declinati nella PSD2, ha integrato una serie di, ad esempio, RTS relative anche alle logiche proprio di interfaccia per risolvere i problemi tecnici. Interfaccia dedicata, ad esempio, per le terze parti che bisogna appunto garantire, la ricerca di uno standard di comunicazione, poi si convergerà sul Berlin Group, ma quello, diciamo, non è il tema, diciamo, oggetto del po' dell'analisi che stiamo facendo. Così come, e questo vorrei dire molto più importante, includere in qualche modo nel processo, diciamo, di non solo di autorizzazione, ma anche di consapevolezza di quanto viene autorizzato il cliente. E quindi l'obbligo di predisposizione, ad esempio, di un cruscotto
slot di autorizzazione per clienti, no? Quindi informazioni sulle terze parti che hanno accesso, sul conto, sulla finalità per cui il dato è utilizzato, il periodo di validità, quali sono le categorie dei dati e per quali servizi, no? Di conseguenza. Un po' quello che in realtà abbiamo già visto succedere sulle big tech che citavo in apertura con il GDPR, per fare qui un riferimento chiaro. Sappiamo tutti, no, che quando accediamo alle piattaforme o ai servizi di Google, di Amazon, di Meta, no, abbiamo dei mini cruscotti che ci danno visibilità di quanto stiamo condividendo, con quali finalità, con chi. Ecco che evidentemente per la revisione della normativa attualmente in atto, parlo di open banking in questo caso, il cruscotto di autorizzazione per i clienti è un passaggio a mio avviso fondamentale, un po' proprio per sanare, uno, il livello di inclusione del cliente, e due, anche una serie di elementi critici che erano, come penso tutti ricordano, per quanto tempo dura il consenso, su quale base contrattuale questo consenso regolato, ma con quale finalità. Ecco che qui evidentemente si va un po' a indirizzare. E poi c'è un tema di allargamento appunto col Financial Data Access, quindi col FIDA, dei soggetti obbligati appunto alla condivisione, dei dati che si possono condividere, dei soggetti che li possono ricevere e poi anche di schemi di accesso il più possibile armonizzati e sinergici. Per cui, se parliamo di questo allargamento da un punto di vista dei soggetti, ecco che inseriamo appunto, oltre alle banche, gli IP e gli email, anche l'SGR sostanzialmente, gestione del risparmio, le imprese di assicurazione, gli istituti di previdenza. Ecco che quindi la più ampia vita, storia finanziaria del cliente è oggetto a questo punto di una possibile redistribuzione non soltanto del dato ma anche del valore che esso contiene, proprio perché si parla dei contratti di credito, oltre che dei conti, degli investimenti, degli investimenti assicurativi, delle protezioni assicurative, dei beni posseduti, no? Quindi immaginiamo e tutti insieme che tutto questo possa effettivamente innanzitutto dare non soltanto una visione della liquidità posseduta dal cliente, ma anche un po' della sua propensione al risparmio, all'assicurazione o i gap che ha, e quindi immaginiamo come in alcuni ambiti, come quello appunto del, non soltanto del mondo wealth per i clienti affluent o private, ma anche in generale sul cliente retail, ci sia la possibilità effettivamente di strutturare una proposta di consulenza, di gestione molto più pertinente non soltanto a quanto il cliente possiede, se riesco a spiegarmi in modo più chiaro, ma anche rispetto a quello che il cliente dovrebbe poter desiderare possedere in termini di protezione, in termini di investimento, in termini di protezione della sua capacità di produrre reddito e così via. Stando sulla quella che potremmo chiamare conquista del cliente, no? Lo dicevamo prima, sono dei contesti in cui il cliente non è interessato tanto ad aggregare i conti, ma all'obiettivo che può raggiungere concedendo l'accesso ai propri dati. I fornitori di soluzioni di open banking distribuiscono spesso delle liste, degli elenchi di possibili casi d'uso. Trovi varie tipologie di servizio, no? Da alcune applicazioni in cui quasi è invisibile quello che sta avvenendo, non so, per facilitare l'onboarding o per facilitare le operazioni di verifiche antiriciclaggio o appunto, come dicevamo prima, per migliorare la capacità di valutare la rischiosità di un cliente, accesso ai conti è un di cui all'interno di un processo più ampio che ha un obiettivo diverso. Un'altra questione sono invece quei servizi che vanno a utilizzare i dati del cliente, allora dice il personal financial management, tutta una serie di servizi costruiti a quel punto per creare valore sui dati del cliente. Sono due dimensioni distinte da una parte, forse per la prima categoria il cliente dà più facilmente il consenso perché vuole raggiungere un obiettivo, mentre forse coinvolgerlo al punto di ragionare sul suo patrimonio, sulla sua situazione previdenziale, lasciamo perdere che è un dramma per questo paese, però lì c'è un coinvolgimento maggiore, forse anche una complessità maggiore nello spiegare il servizio. Sì, soprattutto credo nel fargli percepire anche il valore che ne può ricevere in cambio, senza fare, diciamo,
troppa accademia, però se ci scostiamo un attimo dal termine open banking nel senso puro e parliamo di modelli open, possiamo immaginare una serie di, chiamiamoli centri, di cerchi concentrici, cioè dove l'open banking con all'interno i dati di conto, dei pagamenti, ha una sorta di, diciamo, corona più esterna, che è un po' il concetto di open finance, no? Dove hai quello che prima citavo essere il dato relativo al mondo assicurativo, all'asset management, al lending, quindi ai mutui, alla previdenza, alle pensioni, no? Quindi tutto ciò che fa riferimento ai servizi finanziari. Però possiamo estenderci oltre con un modello open, adesso che noi stiamo un po' concettualizzando e teorizzando, ma che poi nella digital economy è pervasivo, è permeante, no? Un concetto di open data, dove non parliamo per forza di settori finanziari e i dati provengono da altri ambienti, quello dell'energia, delle telecomunicazioni, del mondo retail, perché no? Pensando a un'evoluzione della smart city anche da quelli che sono appunto i dati dei cittadini in termini di mobilità, in termini di anche fruizione dei servizi appunto del proprio comune, della propria città. Quindi se cominciamo a discostarci, come dicevo prima, da un concetto di puro open banking, i miei dati di pagamento, i miei dati finanziari per farmi un'offerta finanziaria, possiamo arrivare a considerare invece un vero valore per il cliente nell'allargamento della sinergia che si può andare a creare tra i dati che prima citavo sono nella corona più esterna, no? Di open data e quelli finanziari, senza per forza pensare che il cliente debba fare una distinzione e quindi indirizzare, come già avviene nel mondo appunto della digital economy, una serie di scelte o di servizi più facili per il cliente. Faccio anche qui un esempio, no? Visto che si parla molto anche di embedded finance da un punto di vista di logica di proposta, no? di servizio al cliente, quindi portare il servizio finanziario e integrarlo all'interno di altri mondi, di altri comparti. Se avessimo effettivamente in un contesto open, no? Comprensivo del FIDA, di altri soggetti come quelli che citavo prima, telco, retail, energy, la possibilità ad esempio, no, di parlare con un cliente di quello che è la sua seconda casa in termini di possibilità di fare un contratto di energia e perché no anche assicurativo, considerando che i dati di consumo elettrico mi dicono che è una seconda casa, quanto viene utilizzata e con quale frequenza, con quali orari. Ecco che effettivamente per il cliente la percezione di acquistare dei servizi che servono a lui per non tanto soddisfare un bisogno finanziario di cui non è consapevole, che è un po' l'obiezione che correttamente tu prima ponevi, ma andare invece a completare quello che è un modo di gestire la sua vita, il suo day by day, il suo patrimonio, nell'esempio della seconda casa. Perché parlo di embedded finance? Perché evidentemente se devo assicurare quell'immobile o finanziare quell'immobile o perché no pagare i servizi, evidentemente avrò bisogno di una banca, di un'assicurazione, quindi di un soggetto finanziario. Però il mio bisogno non nasce in un altro ambito che mi porta poi a rivolgermi ad una banca, a produrgli dei dati, magari in formato cartaceo, e pretendere in qualche modo che questa offerta poi soddisfi quel mio bisogno che è differente da quello tipico, no? Allora in questo caso possiamo immaginare effettivamente che una sinergia tra i dati, prima facevo l'esempio del consumo elettrico, ma possiamo pensare a quello legato al mondo della telecomunicazione, no? Possano in qualche modo contraddistinguere meglio l'obiettivo, l'uso e l'opportunità che un cliente può avere in termini di prodotti finanziari, ecco che allora andiamo a fare un'offerta che, ripeto, non è basata sul sappi che hai bisogno di assicurarti, sappi che devi essere previdente per il tuo futuro, che sono tutti messaggi che attualmente sappiamo bene non funzionano molto sul territorio italiano. Quindi l'esigenza nasce in un altro contesto e la banca, assicurazione, quello che è presente all'interno di quel contesto per intercettare il bisogno del cliente. L'obiettivo dovrebbe essere questo e consideriamo che è molto più opportuno utilizzare dei dati che possano rappresentare questo paradigma piuttosto che attendere, cosa che difficilmente avviene, piuttosto che attendere che sia il cliente, no, a presentare alla banca, alla compagnia assicurativa un'esigenza, che poi tipicamente viene soddisfatta o viene tentata di soddisfarla tramite prodotti e servizi standard che poi non attiviscono mai
opportunamente. Vediamolo anche da un altro punto di vista, no? In una logica appunto di open data, perché no, se un domani una compagnia assicurativa volesse sviluppare un nuovo prodotto che attualmente non c'è, che è un'assicurazione seconda casa, rimango su quell'esempio che facevo prima, potrebbe chiedere al cliente di autorizzare ad accedere ai dati di consumo elettrico o altro di quell'immobile per poter effettivamente stimare quanto è presente. Oppure immaginiamo un'assicurazione per professionista urbano che in casa c'è dalle, se parliamo di consulenti, magari dalle 10 di sera in avanti. Ecco che evidentemente i rischi che in cui può appunto incorrere la persona proprietaria di quell'immobile si riducono a quella fascia oraria per certe tipologie. Evidentemente il consumo elettrico, ancora quell'esempio, è un dato che ben rappresenta se in casa ci sei, utilizzi il PC perché lavori o non sei mai lì in lavoro PC, o se hai consumi di alto fabbisogno energetico perché effettivamente è vissuta la casa. Tutti questi dati hanno un valore enorme perché consentono di analizzare il comportamento delle persone, e questo sarebbe un netto salto di qualità per le banche e per le compagnie assicurative, che potrebbero avvicinarsi a un modello già in uso presso moltissimi player digitali. Perché un conto è vedere l'addebito in conto corrente della bolletta della luce, cosa ben diversa è sapere quale stile di vita, quali comportamenti hanno portato a quella spesa. Il dato sul valore economico della funzione di un servizio non ti racconta per forza alcune caratteristiche come i tempi di utilizzo, le modalità. Ad esempio, pensiamo al consumo di energia elettrica: sai quanto consumo, non sai quando e come e con quale, diciamo, rarefazione o quale frequenza, se è un consumo costante, se è un consumo che ha dei picchi e così via. E tutti questi dati che adesso esemplifichiamo sul consumo di energia elettrica, ma possiamo parlare del consumo dei servizi online, di piattaforme legate appunto al mondo degli immobili, sono la base per le analisi comportamentali, quello che è appunto la behavioral science. Tutto questo, ad esempio, se ci ispiriamo al mondo delle big tech e prendiamo in esame il recommendation engine di Netflix, non guardano tanto al dato di per sé, ma a alcune caratteristiche che ti citavo prima, cioè quelle comportamentali. Quando, come, con quale frequenza, con quale obiettivo è evidente, no? Per cui se tu, utente Netflix, consumi soltanto una certa fascia oraria serale per un tempo limitato ai 20 minuti, mezz'ora, i contenuti multimediali del tuo piano, è inutile che io ti proponga dello stesso genere che a te piace, ad esempio poliziesco, un film di 2 ore e mezza, perché so che non lo consumerai. E quindi tutti questi dati comportamentali vanno a sviluppare un'offerta che è molto più, diciamo, non soltanto circoscritta mi interessa quello e sono propenso a questo, ma anche a quali sono i tempi, i modi e gli obiettivi di utilizzo. Quindi, uscendo da questo esempio, se parliamo di open data e andiamo a vedere appunto altri dati che non sono soltanto gli importi economici, ma anche, come ti dicevo prima, no? Cosa fa il cliente, perché lo fa, quando lo fa, in quale momento, in quale modalità e con quale obiettivo, probabilmente posso sapere che cosa sta per fare, cosa gli interesserà anche da un punto di vista finanziario. E perché no, proattivamente arrivare a essere più puntuale con un'offerta, torniamo al nostro esempio banalotto, legata alla seconda casa o legata al professionista che in casa non ci sta mai, che è diverso evidentemente da una persona di pari età che magari ha lo stesso reddito ma che ha un lavoro dipendente e ha una famiglia che in casa ci sta sempre con figli, madre, tata, nonni e così via. Non cambia l'età anagrafica, non cambia il reddito, che sono poi i dati che tipicamente guardi, non cambia magari anche la frequenza con cui il reddito viene in qualche modo maturato e va sul conto, cambiano tutte le altre modalità di utilizzo e gestione. Questo episodio finisce qui, noi ci risentiamo come sempre giovedì prossimo.